Un viaggio nelle cinque province della Campania a bordo di un camper per incontrare lavoratrici, lavoratori e cittadinanza dei vari territori al fine di promuovere la cultura delle pari opportunità. Il tour della Will Trasporti, partito ieri da Caserta, oggi ha fatto tappa ad Avellino per affermare sempre di più il diritto alle pari opportunità per tutti. Per noi le pari opportunità non significa soltanto le differenze di genere, ma anche, voglio dire, le differenze che esistono tra lavoratori giovani piuttosto che quelli anziani che magari guadagnano di più. Tra persone di settori diversi, dove ormai in qualche settore non si arriva manco più alla fine del mese. Quindi noi crediamo che sia etico per il sindacato rappresentare questi bisogni e andiamo per le piazze delle cinque province campane a sentire i cittadini. La parità delle 3G, genere, generazionale e geografica, incontrare e ascoltare uomini, donne e giovani per contrastare ogni forma di discriminazione. Abbiamo fatto i passi da giganti, però oggi più che ieri, proprio per il vissuto e la storia di chi ci ha preceduto, dobbiamo essere attive sul campo, in tutti i sensi. Raccogliamo testimonianze, ci sono disparità nel fare carriera, se parliamo diciamo nelle aziende, dalle piccole cose, anche come linguaggio. Molto spesso, vi faccio un esempio, si è avvicinata a un'universitaria, mi ha raccontato perché io per mantenermi gli studi vado a fare la cameriera. Al mio collega la chiamano cameriere, a me mi chiamano la signorina quando mi va bene. E questo c'è da dire, c'è tanto da fare.